Allora, vediamo, come l'ho chiamata quella ieri? Boh. Bar ieri. Pronto? Ehi, ciao! Ciao! Chi sei? Non ti ricordi di me? Ci siamo visti ieri al bar, ho detto cercami su Facebook. No, scusami, non... no. Me ne sono accorto, infatti. Avevo il giubbo di pelle, capito? Ti ricordo che... diciamo, il fatto di indossare questo pellame. Senti, e niente... che fai? Sto sdraiata sul letto. A letto stai? E vabbè, diciamo... che stai facendo nel letto? Sto mangiando dei biscotti. Vabbè. E se stavo io? Che facevamo? Continuerai a mangiare i biscotti. Vabbè, diciamo, se questi presunti biscotti non c'erano... Beh, mi alzerei, andrei in cucina e prenderei gli altri biscotti. Vabbè, ci sentiamo, fammi chiudere, ciao. Fangulo, va. Due biscotti. Signor Rossi? Sì. Prego, si accomodi. Grazie. Salve. Salve. Prego, si accomodi. Rossi? Rossi. Piacere, La Palma. La Palma, bel cognome estivo. Senta, Rossi, leggo dal suo curriculum che ha avuto diverse esperienze lavorative. Sì, diverse. È stato all'estero. All'estero, e quanti viaggi? Per caso ha qualche hobby? Certamente. Ho una collezione di ben 150 figure di merda. Ma si rende conto che lì è un colloquio di lavoro? Le sembrano cose da dire. 151. Ce la pegni. Si è aggiunto un'altra alla collezione. Si accomodi. Che cosa? Sotto voce del dottore, mi fate queste pause. Le analisi parlano chiaro, non è... Sì, ma mi fa salire l'ansia, scusi, butti il sangue, dottore. Che devo buttare? Anche perché abbiamo fatto una doppia analisi, anche per avere una conferma, ma... Dottore, mi fate le facce, mi fate. Non le faccio. Ma lei quanti anni ha? 52, li faccio il mese prossimo. Mese prossimo? Sì. Bravo, complimenti. Nella vita bisogna sempre essere ottimisti. Sono 30 giorni questo mese, Ecco, l'aprile, giugno e settembre. Sì, avanti. Dottore, sto male. Sto male? E come credi che io mi senta dopo averla vista entrare? Quando a Pascenska Jvol. Ci siamo. Speriamo. Lei sa già che cos'è? Sì. Stitichezza. È una settimana che non vado. Vado mai così. Auguri. Grazie. Vado, sa dove è il bagno? In fondo, ho detto. Sì, ma per caravata la chiamata. Aspetta, con permesso. Mi guarda un po' con la borsa? Madonna! Non ci sono! Il seno va protetto, signori! Il seno va protetto! Dobbiamo raccapezzolare! Andiamo, signori! Quarta, quinta e sesta misura! Salve! Ce l'hai la prima? Apri! Reggiseni, quarta, quinta e sesta misura! Forza, per i foruncoli, andate dal dermatologo! Caffone maleducato! Guarda che piacciono, Quarta, quinta e sesta misura! Madonna, ne sapessi una, che cacca, proprio l'ignoranza, proprio allo stato puro. Cialdi, no, non c'è pace in questa vita, si so chiss. Pronto? Salve signora, sono della Teldi, l'ha contattato per una nuova offerta telefonica. No, guardi, non la faccio neanche parlare, perché per queste cose se la vede mio marito. E io mo sto pure a lavoro, quindi è inutile che stiamo a perdere tempo. Ah, benissimo, e quando la posso richiamare? E quando mi potete chiamare? Poco mi sposo!
Per il momento non c'è niente di certo, la verità non c'è neanche il fidanzato. Comunque non vi preoccupate, non state in ansia, che non appena posso vi richiamo. Salve! Salve, siamo testimoni di Geova! Che cosa volete? Niente, volevamo solo parlare! Ah. E quanti siete? Siamo tre! E fate una cosa, parlate tra di voi! Che mondo! Oh, che siamo fatti grandi, ormai abbiamo un'età!